effettivamente dell'argomento di cui trattiamo questa mattina. Chiedo se c'è qualche intervento di qualcuno, perché so che l'assessore fra poco ci dovrà lasciare per un'urgenza, quindi... Allora a questo punto passiamo al prossimo intervento, che verrà fatto direttamente da Marina Silveri di Aster, che in qualche modo sostituisce il dottor Bonaretti, che come vi dicevo è stato trattenuto da un urgente impegno improvviso. Con Marina Silveri sono anni che collaboriamo in tantissime iniziative che realizziamo insieme ad Aster, non ultima ad esempio la Notte dei Ricercatori, che già quest'anno vedrà la terza edizione ancora qua a Modena. È molto impegnativa ma molto soddisfacente per tutti quanti, anche proprio per riuscire a creare un collegamento tra quello che è il mondo dell'accademia e il mondo non solo imprenditoriale ma anche della società. Lascio la parola a Marina. Grazie mille. Io poi avrò delle slide, se Barbara mi puoi fare... Intanto porto i saluti di Bonaretti, che purtroppo non può essere qui, che è il direttore di Aster. Il mio intervento in realtà era previsto nel pomeriggio, ma abbiamo deciso di anticiparlo, anche perché il mio ruolo è quello di darvi diciamo, i contenuti essenziali del progetto, che poi è il motore di questa giornata di oggi. E per darvi degli elementi di contesto, no? Su come ci siamo mossi su questo tema, sia come Aster che con tutte le università, e come è nato, all'interno di quale contesto è nato questo progetto, vi dico che già diciamo, possiamo rivendicare di aver avviato un discorso sul tema dei dottorati prima anche che ci fosse questo interesse che adesso è un po' condiviso da tutte le parti diciamo in campo. Nel 2007 Aster aveva già avviato un programma di diciamo così formazione, informazione trasversale per i ricercatori, che conteneva un modulo per i dottori di ricerca, un modulo, diciamo una settimana intensiva di formazione trasversale su competenze trasversali per i dottori di ricerca, che abbiamo replicato fino all'anno scorso. Si chiamava Aster Doc o Master Doc, insomma non so se qualcuno si ricorda i cervelli rosa con i quali avevamo tappezzato un po' l'Emilia Romagna. E qual era il contesto in cui noi ci iniziavamo a muovere su questo tema? Noi, dico noi come Aster, avendo proprio lo scopo di occuparci del capitale umano, nel senso di cercare di valorizzare al meglio le alte competenze per innescare dei processi di innovazione, perché poi questo è il punto di vista, diciamo, anche di questo progetto. Non è semplicemente, appunto, come si diceva prima con alcuni di voi, un troviamo un posto di lavoro per i dottorati di ricerca, per i dottori di ricerca, ma è valorizziamo al meglio le potenzialità di innovazione che il dottore di ricerca, di cui il dottore di ricerca è portatore. Il contesto da cui ci muovevamo era un contesto in cui le parti in causa erano molto, diciamo, rigide rispetto a un cambio di prospettiva. Adesso il professor Bianchi ha fatto proprio l'excursus della genesi anche di questo ultimo livello, diciamo, del nostro percorso formativo, ma qual era l'atteggiamento delle università, dei dottori stessi e delle imprese rispetto a questo istituto del dottorato? Intanto le imprese sicuramente, e poi vediamo se è cambiato o no, in alcuni aspetti è cambiato, forse c'è ancora molto da fare. Le imprese sicuramente non riconoscevano appieno il valore del dottore di ricerca. Noi avevamo fatto i focus group eccetera, emergeva chiaramente una scarsa consapevolezza da parte delle imprese di quello che poteva essere il potenziale di innovazione di cui poteva essere portatore un dottore di ricerca. Dall'altro lato, il dottore di ricerca sicuramente viveva, o vive, non so,
come un fallimento il fatto di non avere riconfermata la sua posizione, il suo ruolo all'interno dell'Accademia, e quindi proprio non si vede, non si vedeva e non si continua in parte a non vedersi collocato all'esterno dell'Accademia, ma lo percepisce come appunto un fallimento dovuto allo scarso riconoscimento anche all'interno dell'Accademia delle sue potenzialità. E tra l'altro in molte occasioni i dottori di ricerca hanno rivendicato il fatto che appunto, come diceva il rettore Tomasi prima, il titolo di dottore di ricerca non è riconosciuto nemmeno nei concorsi da ricercatore, quindi ecco, questo spaesamento rispetto, cioè è valorizzato ma non è necessario avere un dottorato per partecipare a un concorso di ricercatore. E le università avevano una certa chiusura, diciamo così, per usare un eufemismo, dicendo appunto ingerenze non se ne ammettono, il dottore di ricerca è l'ultimo livello formativo, deve fare ricerca, ed era abbastanza chiuso rispetto a questa potenzialità. Ecco, in questo contesto noi abbiamo iniziato a guardarci attorno e ci siamo ispirati un po' a delle iniziative che in Europa preesistevano, diciamo, di diverso tipo, perché diversi sono i contesti in cui si erano sviluppate. Per esempio l'Association Bernard Gregory in Francia, che ha proprio che nasce come finalità quella di aiutare il collocamento, diciamo comunque l'inserimento lavorativo dei dottori di ricerca in un contesto extra accademico, o il programma Vitae nel Regno Unito, che appunto stanzia diversi fondi sempre per lo sviluppo di carriera dei ricercatori e dei dottori di ricerca. Adesso diciamo il contesto è un po' cambiato, molto c'è da lavorare ancora su questi aspetti citati, però sì, ci sono delle esperienze un po' diffuse nei documenti europei, sicuramente si parla molto di più di questo tema, tanto che nelle Marie Curie si è ipotizzato, verranno finanziati anche i cosiddetti industrial PhD, proprio perché il tema è stato approfondito, anche non solo per un discorso di innovazione, di trasferimento tecnologico, ma anche per una riflessione su il ritorno di investimento, tenendo conto che l'Europa produce, diciamo così, produce, se si vuole usare questo termine, molti dottori di ricerca in proporzione di più degli altri sistemi evoluti come gli Stati Uniti. Guardavo dei dati stamattina un po' datati del 2005, adesso non so se sono ribaltati, credo di no, ma se nel 2005 l'Europa aveva prodotto circa 100.000 dottori di ricerca, gli Stati Uniti ne aveva licenziati 53.000. Quindi è una questione anche di ritorno di questo investimento che comunque in Europa viene fatto su questa formazione. Un'altra osservazione che mi viene da fare è che non vuole dire il tema del dottorato non vuole essere solo quello di indagare come i dottori di ricerca possono essere inseriti nel mercato del lavoro, ma anche come si possa ripensare il dottorato di ricerca all'interno dell'Accademia stessa. L'esempio che faceva prima l'assessore Bianchi di questa azione sperimentale di Spinner che appunto ha pubblicato un avviso per manifestazione di interesse di dottorati interuniversitari, e proprio in questo senso sono dottorati a tutti gli effetti interuniversitari che però hanno partono anche da un'analisi di quello che è il contesto territoriale in cui questi dottori di ricerca si troveranno ad agire, quindi che sia valutato in maniera specifica l'impatto che questi dottori di ricerca hanno sul sistema regionale, quindi ripensarli anche all'interno dell'Accademia. Ecco, questi sono i presupposti da cui questo progetto ha preso le mosse, anche perché, come spesso facciamo, come lo ricordava anche Barbara, su temi di interesse regionale noi cerchiamo sempre di aprire delle piste di collaborazione di livello europeo e internazionale per attingere degli spunti per sviluppare iniziative
sul nostro territorio, anche per fare dello scambio, degli approfondimenti con dei soggetti che in altri contesti europei si occupano delle stesse tematiche. Quindi penso di poter sottolineare che la specificità anche di questo progetto è quella di essere partito da un approccio di tipo orientativo, cioè di avere messo anche al centro l'aspetto individuale e di come il dottore di ricerca possa essere aiutato in questa sua visione di se stesso, diciamo modificata rispetto a come storicamente si vive un dottore di ricerca, e quindi a una gestione, sviluppare delle competenze per una gestione consapevole della propria carriera. Questo è un elemento distintivo, cercando di individuare quali sono le leve per valorizzare al massimo le competenze acquisite, come si diceva prima, su un metodo. Quello di analisi e gestione di progetti. E sicuramente questa sua valorizzazione e questa sua gestione consapevole della carriera non può non passare attraverso una conoscenza anche più approfondita di quello che è il contesto dell'impresa, dell'innovazione in impresa, del linguaggio dell'impresa. Quindi questo è un punto di forza, secondo me, del progetto Docent, così come un altro punto di forza è il coinvolgimento attivo della parte impresa. Ecco, colgo l'occasione per ringraziare Confindustria regionale, che ha partecipato attivamente al progetto e che ha anche continua a mostrare l'interesse, tant'è vero che adesso stiamo cercando di mettere insieme una prosecuzione, diciamo, del progetto Docent, cioè di continuare a lavorare in un contesto europeo su queste tematiche, sempre insieme sia a Confindustria che a Fondazione CRUI, che è fondamentale proprio per dare una exploitation, come si dice in gergo comunitario, ai risultati ottenuti dal progetto. Adesso io vi mostrerei alcune slide per... vedo di farlo da seduto perché preferisco. Perfetto, grazie mille. Allora, diciamo adesso molto velocemente, perché alcuni concetti sono già stati richiamati. Questo era il contesto in cui il progetto Docent si è sviluppato, l'abbiamo detto, come si percepiva il dottore di ricerca, come veniva percepito dalle imprese e come era l'atteggiamento delle università quando siamo partiti appunto con la progettazione. E abbiamo messo insieme un partenariato europeo abbastanza importante, soprattutto dal punto di vista regionale, come ho detto prima, dal punto di vista del partenariato italiano. Aster è il capofila del progetto, l'Università di Modena e Reggio, che ha partecipato e aderito con entusiasmo fin dall'inizio, Confindustria Emilia Romagna. E poi come partner, associated partner, la Fondazione CRUI, che appunto si è impegnata a dare diffusione, a dare un contributo tecnico esterno un po' ai lavori tecnici del partenariato, ma comunque molto presente in tutte le fasi del progetto. Poi questo istituto del Regno Unito è l'istituto che appunto gestisce il programma Vite, che è questo grande programma inglese per lo sviluppo di carriera dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca. E poi abbiamo l'Università di Malta, Fundeun e Coepa, cioè praticamente la Fondazione Impresa Università di Alicante. Allora, chi conosce i meccanismi comunitari può immaginare che si costruiscono dei partenariati anche per avere poi coperto magari un po' degli aspetti che il bando richiede al momento dell'emanazione. Il progetto sta per terminare, quindi sono state realizzate quasi tutte le attività e in realtà è previsto un convegno finale, proprio finale di progetto, perché il progetto termina il 30 settembre a Bologna, entro quella data, forse il 30 settembre stesso, adesso stiamo verificando.
E in questo sito voi potete trovare tutte le informazioni. Allora, quali sono risultati previsti dal progetto? Quali sono stati gli ambiti su cui si è lavorato? Intanto un aspetto di framework formativo. Appunto mettendo insieme un po' le esperienze che ogni partner aveva sviluppato in precedenza e con il contributo delle università partner del progetto, si sono, poi lo vedremo, definiti alcuni un framework formativo da cui si può partire poi per fare degli approfondimenti, un punto di partenza diciamo. E poi questo è un elemento diciamo abbastanza innovativo, una modellizzazione di un servizio di consulenza per lo sviluppo di carriera all'interno delle università dei dottori di ricerca. Questo è un punto critico perché effettivamente anche i servizi esistenti non avevano mai ripensato diciamo l'accompagnamento del dottore di ricerca in un mercato del lavoro esterno all'accademia. In questo caso l'elemento da rilevare è che il modello sviluppato prevede proprio la collaborazione fra i servizi di career service che le università hanno insomma di uscita in uscita nel percorso, dal percorso universitario con i servizi di trasferimento tecnologico. Questo perché la figura del dottore di ricerca in effetti entra proprio nei meccanismi di rapporto università-imprese per finalità di trasferimento tecnologico. Allora, quando parliamo di competenze trasversali, ecco, è stato fatto un accenno, gli ambiti a cui facciamo riferimento sono diciamo sono stati indagati sia quelli che sono definiti soft skills in ogni progetto comunitario c'è una fase in cui sempre bisogna fasarsi sul linguaggio, no? Anche in questi termini con gli inglesi abbiamo dovuto un po' fasarci sulle diverse definizioni e terminologie. Comunque quelle che sono le competenze appunto che si possono anche chiamare trasversali da sole, cioè il problem solving, la negoziazione, la flessibilità, il team working. Quindi un ambito di approfondimento nei moduli formativi è rappresentato da queste soft skills. Poi le competenze legate più al trasferimento tecnologico. Quindi la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, l'IPR, la comunicazione dei risultati di ricerca ad un pubblico non universitario, il management di un progetto di ricerca e così via. E in più anche delle competenze orientative, su questo ci teniamo molto perché anche noi come team di lavoro su questo abbiamo molto utilizzato la nostra esperienza in questo ambito, proprio perché ci sembrava importante dare degli spunti di riflessione in questo framework formativo ai dottori di ricerca sull'autovalutazione delle proprie competenze, perché c'è proprio un problema anche di vedersi rappresentato in un contesto diverso e di sapere come valorizzare al meglio le proprie competenze acquisite come dottori di ricerca. Ecco, come dicevo prima, questo è un aspetto fortemente innovativo, quello legato alle servizi di consulenza e orientamento, proprio perché prevede l'integrazione fra i servizi universitari di trasferimento tecnologico e quelle di orientamento e placement. Quindi sia su un approfondimento sia su aspetti di natura individuale, e sia su aspetti di conoscenza del mercato del lavoro e del potenziale di apporto che il dottore di ricerca può avere nel rapporto fra università e imprese. Ecco, cosa è stato realizzato finora? Praticamente quasi il 99% delle attività, visto che il progetto si conclude a settembre. È stata realizzata una indagine, un'indagine desk che attraverso interviste a testimoni significativi in Europa, in cui è stato proprio definito lo stato dell'arte sia di esperienze
formative e di servizi in questo ambito, sia per indagare quelle che potevano essere le esigenze su cui, diciamo, fare degli approfondimenti. Sono stati progettati moduli formativi, è stato progettato il servizio di consulenza. L'Università di Modena, come le altre università partner del progetto, ha sperimentato alcune learning unit di questo framework formativo. E poi sono state realizzati dei focus group non solo presso l'Università di Modena ma anche presso le altre università per coinvolgere un po' tutti gli attori sul tema del placement, dell'orientamento dei dottori di ricerca. Allora, adesso seguono alcuni lucidi che diciamo sintetizzano un po' gli aspetti più rilevanti che sono emersi dall'analisi fatta all'inizio del progetto. Adesso li scorriamo velocemente, altrimenti impieghiamo troppo tempo. Alcune cose sono già emerse nella discussione finora svolta, nelle presentazioni fatte finora. Sicuramente nei vari paesi europei c'è un contesto molto differente, anche se diciamo c'è molto da fare un po' in tutti i paesi. Come citavo all'inizio, alcuni paesi hanno delle esperienze molto significative, prime fra tutte direi la Francia, che con questa associazione Bernard Gregory mette insieme tutte le università e ha al suo interno anche le maggiori imprese multinazionali con sede anche in Francia, e insieme sviluppano dei servizi e delle opportunità, diciamo, relative allo sviluppo di carriera dei dottori di ricerca. Sì, politiche organiche effettivamente ce ne sono poche in Europa e quindi non abbiamo citato nei nostri report nessuna best practice, diciamo, in tal senso a livello europeo. Questo è chiaro che gli intervistati sicuramente hanno sottolineato l'importanza della reciproca conoscenza. Questo in effetti è un aspetto molto importante, perché se si lavora sul versante università e dottore di ricerca nel senso di individuale, poi c'è molto altro lavoro da fare sul versante imprese, proprio per abbattere questo muro di diffidenza e per aumentare il riconoscimento che le imprese possono avere dei dottori di ricerca. E da questo segue che appunto la formazione complementare non bisogna correre il rischio che sia autoreferenziale, cioè che sia sviluppata esclusivamente all'interno dell'Accademia, ma è auspicata un po' da tutti i soggetti coinvolti nell'analisi una contaminazione, appunto, che possa far partecipare anche il mondo imprenditoriale e gli attori che agiscono sul territorio nella definizione di questa formazione complementare. Spesso la questione dei dottori di ricerca sicuramente è legata a una questione più ampia di rapporto fra università e impresa per progetti di trasferimento tecnologico. Questo è un punto diciamo molto importante, nel senso che, non essendoci moltissime storie di dottori di ricerca che hanno comunque sviluppato mi riferisco soprattutto alle nostre università, la propria carriera in maniera eccellente in un contesto extraaccademico, anche la rappresentazione del proprio sviluppo di carriera è difficile. Quindi la costruzione di queste storie, il confronto fra chi ha fatto dei percorsi diversi, a noi sembra molto importante. Infatti su questo stiamo riflettendo, che potrebbe essere una pista su cui lavorare molto. Questo l'abbiamo già detto. I moduli formativi sono stati sviluppati, diciamo, in questo framework formativo. Sono state progettate 18 unità formative contenute in 5 moduli,
che sono state sperimentate poi nelle università coinvolte, quindi oltre a Modena e Reggio Emilia, all'Università dell'Alicante e Malta. Questa è la sintesi del framework formativo, adesso non staremo a commentarlo. Comunque, come potete vedere, appunto si parte da un modulo che è tutto sul management della propria carriera. Questo per noi è importante. Poi va via con le soft skills e le technology transfer skills. Il modello di consulenza, come dicevamo prima, è un aspetto particolarmente innovativo. È stato discusso anche qui a Modena, vedo in sala alcune persone che hanno partecipato, sia le parti sociali che alcuni docenti universitari che alcuni dottorandi stessi, alla discussione di come questo modello di servizi può essere progettato e anche come può essere implementato. Chiaramente parlavamo prima, forse anche il limitato numero di utenti di questo servizio che ogni università può avere, a parte le grandissime università, frena un po' anche l'investimento in tal senso. Si possono pensare delle forme di raccordo anche come sistema regionale su questo versante. Ecco, le funzioni che sono state previste per questo servizio specifico per i dottori di ricerca, come vi dicevo prima, si possono dividere in due ambiti: uno legato più sulla gestione personale della propria carriera, la competenza, l'occupabilità, la riflessione sulle competenze sviluppate e la capacità di valorizzarle, un'altra proprio come conoscenza del mercato del lavoro. E anche questo è un fronte su cui, per esempio, come Aster abbiamo cercato di dare un contributo facendo incontrare i dottori di ricerca con delle imprese, portandoli in impresa o, nel caso specifico del sistema regionale, coinvolgendo un po' i dottori di ricerca coinvolti nei laboratori della rete alta tecnologia, proprio portandoli, facendoli incontrare in contesti più o meno formali con delle imprese della propria piattaforma di lavoro. Adesso chiaramente si prevede una fase di diffusione delle attività, di cui anche questo evento è parte integrante, e valorizzazione dei risultati. Adesso i progetti europei prevedono sempre questo aspetto. Per noi però, voglio sottolinearlo, credo che Barbara sia convinta anche lei di questa cosa, noi facciamo anche questi progetti sempre che rientrano in una vision regionale. E quindi il nostro obiettivo è attingere da fondi europei, pescare da esperienze che esistono al di là dei confini, ma poi ribaltare, diciamo, l'esito di questo lavoro all'interno del nostro sistema. E anche in questo caso stiamo cercando di coinvolgere direttamente in progetti che potranno seguire le altre università della regione. Proprio per evitare anche che i risultati restino nei cassetti. Ecco, io avrei finito, direi che visto che questo è il contesto di riferimento da cui parte questo seminario, era bene anche inquadrarlo all'inizio, e spero che tutti gli interventi che seguiranno ci diano anche degli spunti per proseguire su questi ambiti nella progettazione anche. Grazie. Io ringrazio me.